Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. La musica, la grande musica americana, protagonista di tre serate da tutto esaurito nella suggestiva cornice della cantina della Fondazione. Grazie all'organizzazione di Paolo Brillo, tre appuntamenti imperdibili in occasione delle celebrazioni per i 25 anni della Fondazione Cassa di Risparmio. Ad inaugurare la rassegna è stata la nota artista statunitense Annie Keating, originaria di New York. Emozioni e ritmi che hanno affascinato il folto pubblico fin dalle prime note. Questo ciclo di tre concerti che organizziamo presso la nostra cantina, presso la sede della Fondazione, prende spunto dalla circostanza che quest'anno festeggiamo una ricorrenza, cioè i 25 anni dalla nascita della nostra Fondazione. 25 anni di Fondazione significa aver percorso una lunga strada, ci siamo anche evoluti come Fondazione derivante dal grant, oggi facciamo anche delle manifestazioni che firmiamo noi, come per esempio questo ciclo di concerti, sperando che la serata di quest'oggi possa avere un altrettanto successo così come l'avevamo avuto in precedenza, anche per il fatto che col feedback che andiamo ad incamerare tramite gli spettatori che ci seguono nei concerti potrebbe essere o potrebbe indurci di proseguire questa serie di concerti, farne altri ancora. Secondo appuntamento con le melodie del messicano Alejandro Escovedo e Don Antonio. Una collaborazione capace di far vivere agli amici della cantina della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano i brividi dei ritmi unici di questo stile di musica. Fu fondata la Fondazione della Cassa di Risparmio. È una piattaforma eccezionale che ha donato a questo paese, a tantissime persone, alla cultura, nell'ambito sociale, tanti progetti e ha promosso tante persone nel loro sviluppo personale. La musica fa parte praticamente di un accompagnamento nella vita. Noi abbiamo iniziato con questo ciclo di tre musicisti americani questa nostra piccola cerimonia dei 25 anni. Stasera canta e suona un esperto della musica del sud degli Stati Uniti, Alejandro Escovedo, che è stato un immigrante che è venuto in Texas, che ha dovuto costruirsi la sua vita. Lui ha dato per tutta la sua vita alle persone un po' di gioia, un po' di soddisfazione e li ha accompagnati come sta facendo la Fondazione. A chiudere il trio di appuntamenti ci ha pensato Livy Borham and Band, un successo di pubblico e di partecipazione per le tre serate che confermano il grande interesse verso iniziative di questo genere. L'obiettivo è quello di promuovere un certo tipo di musica in Alto Adige. Abbiamo scelto tre personaggi che sono in tour in questo momento in Italia, per cui diciamo abbiamo approfittato della possibilità di avere questi artisti a Bolzano. Due di loro sono pressoché sconosciuti, nel senso che Annie Keating, per quanto abbia successo negli Stati Uniti, in Italia è poco conosciuta, e forse lo stesso per Levi Parham, che suonerà questa sera, che però è molto giovane e pertanto avrà ancora tempo per farsi conoscere. Alejandro Escovedo, che ha suonato qualche giorno fa qui alla Fondazione, invece è un personaggio molto più affermato, che ha una storia musicale, che ha suonato tra l'altro con Springsteen, tanto per fare un nome, Joe Ely. Questo è un personaggio che quando gira negli Stati Uniti, insomma, ha un seguito molto molto elevato.